Siamo qui, Finch. Oh, bene, bene, bene. Stavo provando a contattarvi, ma non ci riuscivo. Ho un'altra soffiata per voi, una ghiotta pista per il vostro prossimo indizio. Quindi, vediamoci qui, non c'è tempo da perdere. Ho raggiunto il posto. Aspetto di parlartene. Forse tu riesci a capirci. Se continua a stare qui, la covata inizierà a chiedersi dove siamo, io e il mio cavaliere. Ma se ti occupi degli infami per conto mio, posso prendermene il merito. Posso, augurarti buona fortuna. Sti cazzi. Ehi, cosa hai visto? Un ricordo! Lo sapevo che l'involucro di Sagira ci avrebbe messi sulla strada giusta. Lo sapevo! Ok, ecco il consiglio. Mai sentito parlare di Oryx, re dei corrotti? Fratello di Sabaton? Sì? Lo immaginavo. Sabaton ha un tempio dedicato a lui. Ehi, so cosa pensi, a chi se ne frega, giusto? Ma in un tempio dedicato a sua sorella Xibu abbiamo trovato l'involucro di Sagira! Pensa a cosa potremmo trovare in quello di Oryx! Bene, quanto al modo di entrarci, a quello ci penso io. Ottimo. Grandi. Il tempio di Oryx è protetto da uno dei più feroci guerrieri di Sabaton. Ma la guardia ha qualcosa. Qualcosa che puoi usare come l'involucro di Sagira. Ma l'unica via d'ingresso attraversa alcuni vecchi canali. Ci servirà una barca. A questo ci penso io. Sempre bello sto posto da vedere. È scomparso. Lontano. No, oh, c'è uno dei dei cavalieri, occhio. Titano bastardo. Basta schivare. Poi è il creatore. Guarda, lì dietro. Il percorso è libero. Bello. Dunque Sabaton si fingeva Usiri dell'amico e mentore di Ikora, vero? Forse lei avrà fatto un passo falso. Avrà detto qualcosa che ha aiutato Sabaton a ottenere la luce. Qualunque cosa sia successa tra loro non è colpa di Ikora. Certo, certo, era per dire. Ikora è il capo delle spie, vero? E Usiri è il suo amico. Beh, ci si aspetterebbe che se ne accorga. Sabaton ha ingannato tutti noi, compreso te e tutti gli altri spettri dell'alveare. Ikora non può addossarsi tutte le colpe. Ecco il vostro mezzo. Voi salite, mi occupo io del resto. Ok. Venga, venga. Figata. Ok.
Adesso dobbiamo prenderci perché ci fermiamo? Le varie cose. Oh, non lo so, non me l'aspettavo. Ma è solo un piccolo intoppo. Riesci ad abbassare quella barriera, vero? Certo che sì. Ok, mi sa che devi adesso scendere anche tu. Dopodiché, quando hai depositato, mi andrò sulla barca. Qua. Ehi, ce l'hai fatta! Bel lavoro, la barca si muove di nuovo. Nice. Figata. Finch, siamo di nuovo fermi. Bene. Ah, ho fatto quella cosa. È questa tecnologia dell'alveare così arcaica. Ah, solo un secondo. Non ho più colpi di merda, Verdi. E tanto questo basta che gli fai colpo a colpo. Piano terra. Fatto. Okay. What the fuck? Tempio a Oryx. Esatto. Il fratello di Savathun, il re dei corrotti in persona. Quei due si sono ammazzati a vicenda un milione di volte, ma lei gli ha comunque dedicato un tempio. Sono cose un po' strane. Ora attenzione qui. È successo qualcosa a questo posto. È ricoperto di oscurità. Però percepisco la luce. Solo non riesco a vederla. Forse c'è un percorso sicuro. Quanti di questi cosetti di merda che esplodono? Dio caro. Siamo senza luce qua, serio. Riusciamo a saltare. Madre. Sembra che la via sia libera, Finch. Stiamo oh, entrando. Cristo, alleluia. Il cavaliere a guardia di questo posto è un vecchio rivale di Oryx e non scherza. Ma un buffo che Savathun lo abbia messo di guardia al tempio di Oryx. Va piano a terra. E fa male, infatti anch'io sto dietro. Breve. Allora buona. È perché c'è dei sussurri, costa 40, quindi non so quanto costa adesso oltre la luce. Questi orchi! Non ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio.
Lanciaci la super. Questi. Che io ce l'ho lanciata. Fanculo. Costa 20. Ah, ok. Prenditi la versione normale, nessuna deluxe, né niente. Cristo. Cristo, Cristo, Cristoforo Colombo. Che male che fa quel cazzo di tizio in fondo. No, 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 no. Mi hai rotto. Ah no, prima gli occhi. Iii. Niente, mi hanno congelato. Fanculo. Beh, se costa 20, fa bene allora a sto punto, approfittane. Ok. Perché li vedi questi anche con teschia? Adesso? Ma sì, comunque alta di livello adesso. Dall'inizio, cioè. Ok, che dovremmo fare? Giù, ok. What the fuck? Oh, qua è quando uccide lì il verme. Porca troia, questo è bello tosto, occhio. Non ho una super né niente. Se stiamo qua sopra, oh, vieni qua sopra, ci puoi stare qua sopra. Sì, e così viene anche lui. Ok, gli ho lanciato la super, me l'ho esplosa un po'. Dai, ha subito dei danni adesso. Fatto un liscio, eh? No, fuori dalle palle. Che dolore. Ma non arriva. Cintura sola. A media vuelta. Danza cutù. Adesso prendiamoci air loot. Le tavole celano un enigma. Finch, avevi ragione. Abbiamo trovato qualcosa. Un frammento delle tavole della rovina. Quelle usate da Oryx per creare i corrotti. Avevo ragione. Avevo ragione. Lo sapevo. Sapevo che i corrotti c'entravano qualcosa. Lo spettro di Alakthul è fuggito. Ha lasciato qui il suo corpo. Un piano di emergenza. Stanno imparando. Cercano di stare un passo avanti. Ma voi avete la tavola. È quello che conta. E ci porta di un passo più vicino ad abbattere la megera regina. Morite, morite. Ok. Non conviene prendere la Deluxe Edition per... Il portale che c'era qui prima è scomparso. Dovremo trovare un altro modo di proseguire se vogliamo rivelare il ricordo. La tavoletta che abbiamo trovato deve riguardare il modo in cui Sabaton ha ottenuto la luce.
Ok. Quindi dobbiamo comporlo? Cioè non capisco. Ok, quindi è questa. Questa. Tipo era un gioco della memoria? No, era una domanda. Era tipo un gioco della... Sì, però nel senso ti devi ricordare quali erano in mezzo quelle tavolette, la giusta. Oh, sì, infatti. Io mi aspettavo che fosse un po' più complicata, però. Stavo cagando già addosso, dicevo, sapete che dobbiamo fare le combinazioni del simbolo. Yikes. Se invece vuoi prenditi quello attuale, prenditi la deluxe, perché da qui in poi avrai tutto. Quindi godi tutti i contenuti. Non sarò mai la regina dei corrotti. Mi rifiuto di stare all'ombra di mio fratello Oryx. Quando Oryx incise le tavole della rovina, descrisse ciò che rende possibile creare i corrotti. Ma il suo scalpello era influenzato dal potere virale del profondo. Io ne studiai il percorso vermicolare. Lessi tra le righe. Le tavole celano un enigma. La risposta a questo enigma è qualcosa di superiore al potere della corruzione. È il potere del testimone. Spostare i mondi da una realtà all'altra. Io farò questo. Non appropriazione e corruzione, ma attribuzione. Darò al viaggiatore un rifugio sicuro, lontano dai suoi nemici. E quando sarà sospeso nel cielo del mio trono mondo, lo isolerò per sempre. Hai capito te che roba? Mamma mia.